L'essere umano non è il più forte in senso prettamente fisico sulla Terra. Una tigre, uno squalo sono molto più potenti di qualsiasi persona. Non è quello che salta di più, Michael Jordan è un'eccezione. Non ha zanne o artigli, non ha nemmeno la pelliccia per proteggersi dal freddo o almeno non più. Eppure è diventato la specie dominante. Purtroppo, bisogna ammetterlo, visto i disastri ambientali provocati e il problema della sovrappopolazione, e Thanos avrebbe qualcosa da dire al riguardo. Ebbene, il prequel di Predator si basa tutto su questo concetto. Cosa rende davvero preda e cosa un predatore? Tenetelo a mente guardando Prey su Disney Plus dal 5 agosto. Il film, scritto e diretto da Dan Trachtenberg, ha l'opera seconda dopo l'esordio 10 Cloverfield Lane e la regia di un episodio di Black Mirror e del primo The Boys, ribalta completamente il punto di vista. A partire dal titolo, laddove avevamo Predator, il predatore, adesso c'è Prey, la preda. Questa volta siamo negli Stati Uniti, nelle pianure del sud, in quello che era il territorio dei Comanci, e non più nella giungla del Centro America. E siamo nel 700, senza le armi anni 80 di militari carichi fino ai denti. Al posto di Arnold Schwarzenegger, poi, la protagonista qui è Amber Midthunder, ovvero Naru, adolescente che vuole dimostrare di poter essere una cacciatrice. Trachtenberg è quasi come se avesse realizzato anche un prequel di Buffy l'ammazzavampiri. Naru non ha poteri magici o super forza, ma è un adolescente, è una cacciatrice e deve sopravvivere combattendo una creatura che proviene da un altro pianeta. Ricordate l'episodio di Buffy dedicato alla prima cacciatrice? Probabilmente lei e Naru avrebbero potuto essere una bella squadra. Nella prima mezz'ora, Prey non sembra un film della saga di Predator. Seguiamo questi cacciatori comanci nella loro ricerca di animali da uccidere, spesso tutt'altro che intenzionati a farsi colpire dalle loro frecce. Naru, sottovalutata da tutti i membri della sua tribù in quanto giovane donna, vorrebbe dimostrare di poter procurare anche lei il cibo, ma nessuno le dà credito. Impara quindi a osservare e a valutare le insidie e i vantaggi del territorio. Prima di scoccare una freccia, ci ragiona, impara ad essere flessibile e ad adattarsi. In una parola, è intelligente e coltiva la sua grande capacità di collegare i rapporti di causa ed effetto. Qualità che le serve quando all'improvviso lei e i suoi compagni si trovano ad affrontare qualcosa che non hanno mai visto prima. Anche in senso letterale, dato che, se conoscete gli altri film di Predator, lo sapete, l'alieno venuto sulla Terra con intenzioni tutt'altro che affettuose è in grado di rendersi invisibile. Una volta che finalmente lo vediamo, è proprio come lo ricordavamo, fauci spaventose, corpo massiccio, armi avanzatissime. Come può una ragazza che maneggia arco e frecce, al massimo coltelli ed asce, pensare di combattere contro un avversario del genere? Beh, con la cosa più preziosa che possiede, la sua testa. Per girare Prey, l'attrice di origine Sioux, Amber Midthunder, si è sottoposta a duri allenamenti in quello che chiama il Prey Boot Camp. Non ha paura di sporcarsi le mani, di buttarsi nel fango fino a farsi ricoprire totalmente. L'attrice ci crede e noi con lei. Nelle scene più fisiche è perfettamente in parte, ma il suo punto di forza è essere proprio una brava attrice. Trasmette benissimo la sua paura e la tensione. Sembra di vedere perfino gli ingranaggi del suo cervello andare a mille mentre cerca appigli e soluzioni per salvarsi. Il film è completamente sulle sue spalle, esili ma leggeri e veloci. Contrariamente alla forza bruta di Schwarzenegger, in Prey la lotta per la sopravvivenza diventa come una partita a scacchi, una lotta di strategia. Naru usa tutto quello che ha a disposizione, dal terreno alle proprietà delle piante e allestisce delle trappole. Certo, non è una passeggiata a confrontarsi faccia a faccia con un Predator, la ragazza diventa però il simbolo dell'ingegno umano che, anche nelle situazioni più disperate, sa trovare delle soluzioni. La metafora della caccia si trasforma quindi in un grandissimo contenitore in cui, accanto a scene d'azione e combattimenti corpo a corpo, possiamo infilare ogni sorta di tema, dalla situazione delle donne allo sterminio dei nativi americani, passando per il problema della distruzione dell'ambiente, che qui è visto come un alleato più che come qualcosa da sfruttare. Ed è questa l'intuizione buona di Prey, tornare al primordiale, agli istinti presenti in ognuno di noi, la sopravvivenza e la paura. Essendo semplice ed essenziale, il film è universale e offre tanti spunti di lettura. Oltre che ad una certezza, se ti sottovalutano sempre, allora sì che puoi essere davvero pericoloso. E voi? Avete già visto Prey? Come sempre, fateci sapere la vostra nei commenti.